Buongiorno, ben ritrovati oggi 12 marzo 2021. Sono 100 anni dalla nascita dell'avvocato Agnelli. Oggi troverete sui giornali, sentirete grandi rievocazioni. Personaggio controverso, diceva: quando le cose vanno bene per la Fiat, vanno bene anche per l'Italia. Ma insomma, per la Fiat sono andate benissimo, o almeno fino a un certo punto. Adesso poi è diventata Stellantis. Comunque, 100 anni dalla nascita dell'avvocato. Nostra ospite oggi sarà Claudia Gerini, come annunciato. Intanto, a livello politico, se siete addict e affezionati alle contorsioni e ai bizantinismi della situazione politica Roma nazionale, Enrico Letta è il prossimo segretario del PD. È un accordo che hanno raggiunto i capi corrente, Franceschini, Orlando, Zingaretti. Io stamattina mi sono permesso di fare un commento con un meme a questa notizia. Adesso ve la faccio vedere. C'è Enrico Letta con Pierluigi Bersani, che adesso sta in Liberi e Uguali, se n'è andato dal PD, ma commentano così: oh ragazzi, ma è vero che ti vogliono segretario del PD? Zitto, che è 2 giorni che rido. Adesso vedremo cosa succede. Anche perché vorrei ricordare a chi è appassionato di queste cose che Enrico Letta è stato accompagnato all'uscita del governo e del partito da quegli stessi che adesso lo richiamano. Era il 2013, per lasciare spazio, credo, scusa, a Matteo Renzi. È arrivata Claudia Gerini? Buongiorno. Abbiamo Claudia Gerini. In attesa vi voglio far vedere Mi una sentite? foto di 30 anni fa, una foto in cui un imberbe sottoscritto aveva sulle ginocchia Eva Robbins ed era una foto per il lancio di un programma che si chiamava Prima Donna, 30 anni fa, 1991, in preserale su Italia 1. Prima donna, la donna era Eva Robbins, io facevo da balletto, e in quello stesso programma a occuparsi anche dello sponsor delle caramelle c'era una giovanissima Claudia Gerini. Buongiorno Gerini. Buongiorno, buongiorno ragazzi, ciao a tutti, mi sentite? Sì, eccola. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sto entrando. Scusate se mi metto in posizione. Ma da dove si Eccomi, sta scusate, mi metto in collegando una sala Claudia? dove. Mi sentite? Eccomi Sì. qua. Molto meglio, scusa del. Ho raggiunto una postazione buona. Sì, Allora, Anna. ma da dove ti sei collegata? Da un bunker dell'ISIS? No? Perché mi sentite male? Claudio, ancora bocchi alle mie provocazioni? Ah, no, perché siccome questo è un posto dove non sempre c'è un buon wifi, pensavo che dicessi davvero, di che non mi sentissi. No, 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 le tue no, no. Stai provocazioni io ci ferma, va casco benissimo. sempre. E la bellezza è proprio quella. Va benissimo, ti sentiamo, sei bellissima. Grazie di essere con noi. Grazie. Eccomi qua. Parlavi Allora, di prima dovete. donna? Parlavo di Prima Donna, in cui c'era una giovanissima Claudia Gerini, Sì. che si occupava del gioco dello sponsor anche. Solo perché era, ti ricordi, c'era il Charms, che
era un momento proprio di sponsor e anche di gioco da casa, perché chiamavano da casa e dovevano indovinare boh, una canzone o qualcosa, però era quello il mio spazio. E mi ricordo che io non andai a Non è la Rai perché dissi, cioè quando è iniziata la produzione di Non è la Rai, non andai al provino e dissi non voglio fare TV perché devo assolutamente dedicare e iniziare la mia carriera nel cinema e fare televisione è molto connotante e non mi va di essere diciamo così, vista come la ninfetta televisiva. Invece poi, siccome prima donna è arrivato dopo, qualche mese dopo, ho detto, sai, forse vedendolo nella Rai, vedendo che in effetti aveva successo, ho detto, forse ho sbagliato, dovevo in qualche modo anch'io essere presente nel cast e allora ho detto, va bene, faccio l'esperienza di prima donna. Perché l'esperienza televisiva è un'esperienza in realtà molto formativa, perché comunque una diretta, lo saper stare in uno studio televisivo con i tempi dello studio televisivo, con i tempi insomma, di una produzione come quella, Canale 5, eccetera, era molto, cioè, bisognava comunque, era un modo di lavorare, di capire il funzionamento di uno studio televisivo e di una produzione televisiva, quindi per una 19enne non era male. E quindi feci prima Giusto. donna per 2 mesi, mi sembra, 2 mesi. Lo Sì. chiusero dopo poco. Sì, ci chiusero dopo Ci poco. chiusero. Ci chiusero Vabbè, dopo però poco. dai, era comunque veramente uno show rivoluzionario quasi, era uno show così moderno, così Ma tu sai? già chiamarlo prima donna con Eva Robbins che lo conduceva era proprio stupendo, diciamo, molto, molto originale, come era Gianni. Esatto, perché tu sai che Gianni per molte cose aveva un genio creativo fulminante, ha anche poi una certa pigrizia, per cui il suo motto era presto e male. Certo, il suo motto era presto e male. E poi sì, era fare presto e male, ma poi penso che la pigrizia era veramente un suo modo di, cioè, il fatto che era pigro lo portava poi a trovare soluzioni più semplici, più facili, più comode, e quindi magari risultavano come, no, qualcosa di geniale, ma scaturiva anche dal fatto di voler fare tutto presto e male. E poi Gianni era dissacrante verso tutte le istituzioni, cioè lui non riconosceva nessuna autorità se non l'autorità del divertimento. Sì. E diceva: fregatene. Io mi ricordo questa frase: fregatene, ma tu fregatene, ma figurati, ma fregatene, fregatene. Cioè, la cosa che mi ha insegnato è fregatene, il che è un insegnamento non male. Cioè, ovviamente non fregatene di tutto, delle regole di tutto, ma delle paturnie che uno si fa nel mondo del lavoro, diciamo così, dei momenti in cui ti criticano, ti dicono quello non va bene, allora uno appunto. Cioè, io ero una molto giovane, quindi. Però il concetto fregatene è un concetto filosofico, un po' così, della vita, di prendere la vita con leggerezza, con ironia, non, senza stare lì troppo, diciamo così, a farsi colpire, a farsi indebolire troppo dalle opinioni altrui, dalle critiche, capito? Andare dritta per la sua strada. Fregatene. Quello che tu pensi, seguilo, va bene così. Cioè, era molto, non so poi, però mi ricordo questo, così, questa sfumatura nel. E poi Gianni voleva sempre che io facessi la TV perché il cinema, vabbè, lui scherzava sempre, diceva: basta, il cinema è morto. Io l'ultimo film che ho visto è Lo Squalo 2. Diceva sempre questa cosa che lui non andava al cinema proprio per la sua pigrizia. E quindi preferiva stare a casa col mega, mega, mega schermo a guardare magari un film, ma in realtà i film gli piacevano, però non andava molto al cinema e mi diceva sempre: basta col cinema, devi fare TV. Dice: tu in TV spacchi, tu in TV
vedrai, faresti programmi divertenti, insomma, era sempre, mi esortava sempre a esplorare la mia così potenziale televisivo. E io sempre, no Gianni, io voglio fare il cinema, 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 cinema. E poi infatti per anni, insomma, io ho sempre fatto cinema, siamo rimasti sempre tanto amici io e Gianni, fino alla, insomma, conosceva le mie figlie, abbiamo sempre avuto un rapporto di grande affetto e stima. Aggiungo, a proposito delle cose che ci stava raccontando Claudia Gerini, sorvolo sul rapporto personale con Gianni, di cui si è già parlato fin troppo, come del rapporto con Carlo Verdone, di cui si è parlato fin troppo. Ma quale? Qualcuno... Scusa Antonello, di dove si è parlato fin troppo? Di che? Beh, del fatto che lui avesse per te una simpatia che andava al di là dell'apprezzamento delle tue qualità professionali. E allora? Qual è il problema? Non ho capito. Se mi fai finire, visto che mi hai interrotto, stavo introducendo... No, non mi sembra solamente... No, scusa, ti lascio finire. Però no, non mi sembra che ci siano state qualcuno... tutte queste disquisizioni sul fatto che io e Carlo potessimo avere un, così, un rapporto di affetto al di là del lavoro. C'è stato... Non lo so, mi sembra che ci siano cose molto più importanti di cui parlare. Però vai avanti, non... sto zitta. Ma ci stavo arrivando. Visto che mi hai interrotto, riprendo. Sì. Quando sento dire che Claudia Gerini è stata fortunata perché ha avuto un Pigmalione come Gianni Boncompagni per la TV, un Pigmalione come Carlo Verdone per il cinema, io dico sì, ma tanti altri hanno avuto e tante altre hanno avuto Pigmalioni, ma non è successo niente. Quando poi invece succede qualcosa, vuol dire che se qualcuno ti ha dato la bicicletta, poi hai saputo dimostrare di andarci in bicicletta. Vale per Claudia Gerini, vale in un altro ma ambito. Sì, ma guarda, non è più come, cioè nella vita devi, comunque devi dimostrare le tue carte, i tuoi talenti, devi portare a casa risultati, perché sennò sì, ti possono segnalare, puoi ricevere magari un pochino più di... Ma io personalmente non ho avuto favori di nessun tipo, cioè veramente di nessun tipo, perché poi diciamo io Gianni non ho, la mia carriera è totalmente slegata, ossia ho fatto un po' di Non è la Rai, ma insomma diciamo la mia poi la mia così la mia affermazione, tutto quello che è venuto dopo è totalmente slegato da quel, diciamo da quel periodo lì, no? Sia artisticamente sia proprio da un punto di vista pratico, e perché non ho avuto successo, Non è la Rai, è stato un piccolo inizio, ma ci sono stata 2 mesi, figure, 2 mesi e mezzo, e poi sono andata via. E anche Carlo, certamente, io e Carlo abbiamo, io ho fatto dei provini, perché io ero dentro un'agenzia che mi mandava a fare dei casting, ho fatto già il provino per Perdiamoci di Vista, dove Carlo non mi prese, perché giustamente cercava un altro tipo di tipologia di attrice che doveva interpretare la sorella di Asia Argento a quel periodo. Quindi ci siamo conosciuti e poi mi è venuta a vedere a teatro e mi scelse per Viaggi di Nozze, e ovviamente può, come può capitare nella vita, cioè stando tanto insieme, poi abbiamo fatto 2 film attaccati, sia Viaggi di Nozze sia Sono pazzo di Iris Blonde. E come a volte succede durante poi le riprese del film Viaggi di Nozze, cioè, scusami, Sono pazzo di Iris Blonde, e io ero, diciamo così, anche infatuata proprio della personalità di Carlo, io l'ho sempre seguito l'avevo sempre seguito da quando ero ragazzina, conoscevo tutti i suoi film, quindi c'è stata veramente un sodalizio, no, tra di noi. Però è che è avvenuto, insomma, dopo, non è che io ho fatto, cioè, poi succede come anche in uno studio di avvocati, come può succedere in tutte quante gli ambienti, ti puoi, appunto, puoi essere, no? Possono nascere delle relazioni che poi amicali che vanno al di là dell'amicizia, quello non si sa, quello sono cavoli di chi la vive, però nell'ambito lavorativo, stando 24 ore su 24 insieme, e ovviamente poi
Io penso che un rapporto tra regista e attrice ci deve essere, anche se è un rapporto super professionale, però nell'inconscio quasi sempre un regista, no? Si innamora dei personaggi, anche un personaggio interpretato da un uomo. Non vuol dire che l'amore debba per forza tradursi, no? Poi in un rapporto effettivo, fisico o meno, ma in generale. Per raccontare una storia, per rendere vivi delle emozioni, per raccontare proprio il percorso di un personaggio, a volte può capitare che cioè il regista entri proprio dentro questo mondo interiore e si innamori, si infatui, o semplicemente perché si stanno simpatici e si frequentandosi, no? Insomma, mi sembra una cosa molto naturale, che può succedere, e noi ci è successa, poi siamo Totalmente. rimasti anche lì. Abbiamo comunque continuato. Io poi con Carlo ho fatto un altro film, Grande, Grosso e Verdone, molti anni dopo, e siamo sempre amici. Io e Carlo ci sentiamo, ci vediamo qualche volta, purtroppo molto raramente. Però ecco, questa curiosità, allora lei è stata con lui, allora poi lui ha visto lei. È una cosa molto, molto No, infantile, beh, infatti molto provinciale, molto provinciale. Però sono ci sta, perché d'accordo. poi siamo tutti Lei ha infantili e preso provinciali, mi ci metto pure come io, no? un atto di accusa un'arringa difensiva, nel senso che io invece volevo dire No, questo però per già aggiungere. dicendolo, Antonello, scusami, io non sono scema. E già parlandone, non è un atto di accusa, però tu tiri fuori il fatto. E Verdone, che io ti dico, cioè nel senso anche solamente dirlo, cioè tu non mi stai parlando cioè non ti sto accusando, però perdonami, ma è un po' ingenuo dire l'atto di accusa, cioè, nessuno parla in Italia di questo, l'abbiamo tirato fuori noi perché abbiamo delle cose in comune, perché Gianni sta con il nostro amico in comune, però non è che uno Siamo dice, partiti. pensa al mio nome e la prima cosa che gli viene in mente è: ah, è stato, forse c'è stato il flirt con Verdone, cioè non è la prima cosa che ti viene in mente, io penso, però In realtà non era capiamoci. neanche questo. Cioè, siamo partiti dal 1991, dove io ero un imberbe, come dire, dilettante allo sbaraglio con Eva Robbins. Tu Sì. avevi 19 anni, poi dopo Sì. Boncompagni hai fatto il cinema, nel cinema hai incontrato Verdone, era una veloce biografia per arrivare a un ulteriore tassello che partendo da Boncompagni, che aveva fatto della leggerezza, non della superficialità, ma della leggerezza, un approccio esistenziale. E Giusto. Carlo Verdone, che è un maestro di commedia, soprattutto di commedia, poi magari di commedia agroamara come in Compagni di scuola, come in tanti suoi film. Tu sei arrivata poi invece a interpretare ruoli anche molto drammatici. E penso al film sulla giornalista di Repubblica che è stata minacciata di morte dalla mafia di Ostia. Sto parlando Di Federica Angeli. di Federica Angeli, che ha scritto un libro sulla sua vicenda, da cui è stato tratto un film in cui Federica Angeli era interpretato da Claudia Gerini. Come vedi, questa mia Yes. ricostruzione aveva una logica che non era gossipara, era per Ma dire che poi. no, ma non ti Ma No, ma no, mica mi ma non sono mi offeso, eh. permetterei mai di dirti così paro, però no, Però. figurati, non è una cosa di così paro, ma io ho fatto anche tanti film comici, sai, fare i film comici è molto difficile, far ridere è molto difficile, volevo dire tutto questo, cioè dire ma sì, ha fatto tanti film comici, vabbè, in leggerezza, però hai visto, ha fatto pure film drammatico, quanto è brava. No, allora i film comici e i film drammatici sono entrambe, possono essere ben interpretati, ma io ho moltissima, diciamo, ho sempre ripetuto e detto, non solo io, che comunque riuscire a cambiare registro dal drammatico al comico non è sempre
facile, cioè gli attori comunque, tra virgolette, impegnati, che non hanno mai affrontato un ruolo leggero, che affrontano un ruolo leggero, che affrontano un ritmo di commedia, non sempre riescono ad avere un buon risultato, perché è molto difficile far ridere. E io ho preso un Davide Donatello con Amore e Malavita, perché che era un film comico, di genere anche musicale, d'azione, quindi però io con quello l'ho preso il premio. Ho fatto il film La sconosciuta di Tornatore, dove avevo un ruolo drammatico, Non ti muovere di Castellitto, dove avevo un ruolo drammatico, La terra di Sergio Rubini, Mel Gibson, ce ne ho fatti tantissimi, no? Anche di film drammatici, che hanno potuto darmi la possibilità poi di fare, diciamo così, di raccontare a tante sfumature di donna, e cioè di personaggi diversi. Però ecco, non lo metterei come un riscatto, come dire wow, ha fatto anche dei film drammatici. No, è un'attrice, ha un percorso normale, cioè una può fare un film, appunto, un ruolo comico e essere molto profonda. Per esempio, per me, Viaggi di nozze, Jessica, è un personaggio drammaticissimo. Cioè, alcuni momenti in cui lei guarda nel vuoto e dice ma che te vuoi desiderare? Non c'è niente da desiderare, è una cosa molto drammatica, nel senso che ci sono poi tante chiavi di lettura e tante sfumature. Questo solo per dire che secondo me viene un po' troppo spesso, diciamo, considerato di valore, di prestigio, un ruolo drammatico rispetto al ruolo comico, e per me non è così, dipende dalla commedia. Certo, la commedia super leggera, quella proprio così molto superficiale, anche molto, diciamo, grottesca, non sempre. Però ecco, vorrei spezzare una lancia rispetto ai ruoli comici, che non sono sempre così easy da fare. No, cioè, è molto più facile far piangere che far ridere, ecco. Allora, oggi sono polemica, qualsiasi cosa mi dici io ti dico no, così impari a chiamarmi alle 10 di mattina. No, sto scherzando. Ma io perché ho detto dal bunker dell'ISIS. Madonna, era una battuta, Cioè, no, ecco, tra l'altro, un bellissimo quadro. Questo è un quadro che ha fatto Paolo Virzì. Ah, ecco. Guarda che bello. Sì. Non a me, ma... un avvocato, io adesso sono in uno studio di un avvocato che mi ha prestato questa stanza a Roma, e insomma è stato regalato questo quadro bellissimo. Beh, allora, da Paolo, che è un grandissimo artista con cui non ho mai lavorato e mi piacerebbe tanto lavorare un giorno. Adesso glielo facciamo sapere. Comunque è vero che il personaggio di Jessica e quell'episodio del film di Verdone, che poi chiude il film, l'ho sempre trovato, proprio per come finisce, tristissimo. Cioè, sì. A proposito di registri, chiavi di lettura e approcci, e Jessica era tutt'altro che un personaggio banalotto. Poi tutti hanno memorizzato famo strano, vabbè, ho capito, ma c'era anche altro, no? Solo il nome di battesimo del figlio, Kevin, quando entra il dibattito su Kevin, lì c'è un mondo, cioè solo uno che si ferma alla prima lettura vede quello, poi dopo dietro... Sì, ma poi sai, c'è una solitudine in loro due quando tornano a casa... Questo vuoto pneumatico che circonda questi due, appunto, che non hanno stimoli, non hanno più così cose da dirsi, rientrano a casa e non sanno chi gli ha regalato, cioè stanno davanti alla televisione così buttati un po' sul divano. È un po' così un affresco di un vuoto culturale. A proposito di finire buttati sul divano, c'è il rischio... Stamattina c'è un titolo di giornale che dice: da lunedì due italiani su tre saranno chiusi in casa per il lockdown. Come ha vissuto Claudia Gerini questa
purtroppo lunga fase che dura ormai da un anno. Ma io l'ho vissuta, io caratterialmente sono, diciamo, una persona che cerca sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno. Poi, essendo madre di due ragazze di 11 e 16 anni, ho dovuto un po', insomma, tenere, ci siamo fatte compagnia, per fortuna non ero sola, e, insomma, perché poi ho sentito anche tante storie di solitudini e di, Vero. magari appunto di amiche o amici che vivono da soli in quel momento e che è stata molto più dura. Io l'ho vissuta bene, l'ho vissuta cercando di sfruttare questo momento per riflettere, per leggere, per recuperare tanto tempo, visto che la mia vita, insomma, è sempre molto, molto movimentata, piena di viaggi, insomma, piena di. Negli ultimi anni, lavorando molto, facendo molti spostamenti anche per lavoro, quindi mi sono un po' goduta questa calma e l'ho sfruttata per, devo dire la verità, che sono anche, ho così intrapreso un po' un momento evolutivo anche nella mia carriera, perché ho poi messo a punto delle basi per sviluppare dei progetti come produttrice. Quindi, allora, da un punto di vista diciamo, da mamma, quindi privato, non mi è pesato più di tanto perché, come dicevo prima, un po' le figlie, un po' una casa confortevole, sono riuscita poi a giocare, insomma, no? Come se fosse una vacanza forzata, sperando sempre che finisse, poi dopo un anno siamo ancora così. E invece, da un punto di vista lavorativo, evolutivo, in effetti, ho letto tanto e ho messo a punto alcuni percorsi che prima erano solamente nel mondo delle idee e adesso sono diventati più concreti, quindi, appunto, sto sviluppando alcuni progetti da produrre e quindi, ecco, l'ho vissuta come una sorta di spronarmi cioè con una sorta di così di momento forzatamente riflessivo e forzatamente a quel punto evolutivo, perché noi sagittari, come tu ben sai, siamo sempre alla ricerca di un nuovo obiettivo, alla ricerca di un nuovo step di vita. Vero, Ne abbiamo anche se poi parlato. uno, lo dico perché essendomi sposato 2 mesi fa, uno poi mette dei punti fermi in questa ricerca evolutiva, perché sennò sembra che noi sagittari, è vero però che siamo noi il simbolo, come mi ha detto Brancolo, Brancolo, non Branco, Brancolo nel Branco, buio. Brancolo il buio. Esatto. Ricordati che il simbolo sagittario è metà uomo e metà cavallo. Io ho ringraziato, ho detto pony nel mio caso, però la freccia che scocca verso l'infinito, no? Che ha un obiettivo. Ora, detto di questo futuro, mi auguro di altrettanto successo come produttrice. Quanti film hai girato, Claudia, in carriera? Ma tra quelli proprio da protagonista e quelli magari dove avevo anche un ruolo minore, ma non, insomma, sono 75 o 76, un numero spropositato, tanti, veramente tanti. Ho iniziato molto ragazzina, a 15 anni, con Sergio Corbucci. Ho fatto il mio esordio al cinema nel 1986, 87, non mi ricordo, con un film, una commedia che si chiamava Roba da ricchi, dove ero la figlia di Laura Antonelli e Dino Banfi, ed era una figlia ricca di questa coppia ricca, appunto, in vacanza. E mi ricordo di aver esordito proprio con delle pubblicità e facevo appunto dei casting per fare degli spot, comunque pubblicità. E poi mi prese Sergio Corbucci a fare questo ruolo e sono lì ancora, ogni tanto lo vedo con questa treccina da un lato, avevo 15 anni. E poi quell'estate ho girato anche un altro film che si chiama Ciao Ma di Gian Domenico Curi, scritto, pensa, uno degli sceneggiatori era Roberto D'Agostino. Quindi vedi la. No, faccio così per ridere perché Oh, Roberto. figura. E quindi.
Ne ho Sono girati passati 74, cioè 35. veramente tantissimi. Alcuni in mezzo ci conto anche dei film dove magari ecco, ho fatto 6-7 scene, non è che tutti quanti, ovviamente. Però tanti, veramente tanti, anche serie TV, insomma, ho in tutti questi anni, che se ne sono passati tanti di anni da quando ho esordito, sono passati 20, 34 anni, mamma mia. Esatto. In questi 34 anni ho fatto tanto, ho fatto non, praticamente non, diciamo, non, ho, vanto, almeno io spero di non andare mai di moda, ma di essere poi a un certo punto entrata insomma, nel cuore di produttori, registi, e quindi la cosa bella, credo, in una carriera così lunga è il fatto di non... Cioè di rimanere in quota, no? Perché adesso è facile magari appunto essere, prendere il film di successo, però poi è il mantenere il trend e comunque cercare di scegliere progetti che ti rappresentino, che ti possano far amare dal pubblico, cioè anche scegliere film giusti che vengano amati, non am cioè, ecco, il percorso è molto lungo. È facile magari bucare all'inizio il muro insomma, ecco, colpire il pubblico con un film, quindi diventare, tra virgolette, famosa, ma poi mantenere la quota, mantenersi in quota negli anni è molto difficile. E quindi ecco, Io credo io... che ogni carriera, come quella di Claudia Gerini, ma come quella di chi riesce a stare in una media apprezzabile nel corso degli anni, ecco, ci deve ricordare che un conto è essere Usain Bolt ed essere dei fulmini sui 100 metri o sui 200 metri. Ma in un lavoro come quello dell'attore, dell'attrice, si tratta invece di essere dei maratoneti, cioè di trovare il passo giusto per poi macinare chilometri su chilometri, perché altrimenti uno è una meteora e poi sparisce. Chiudo ricordando, lo ha detto Claudia Gerini en passant, Un che ha passant. lavorato anche con Mel Gibson. La Passione di Cristo, anche con un certo Keanu Reeves in un film pieno di botti. Li ho Mamma mia, visti. quante se ne sono date in quel film? Ah sì? Proprio tante. Se ne sono date? No, perché c'è tutta una sequenza lunghissima che è un piano di botte, proprio botte. Cioè, che infatti poi alla fine si siedono al bar e dicono basta, prendiamoci un drink. Ma quel film era anche molto ironico, c'era un'autoironia spiccata, insomma, a me è piaciuto molto. Poi Keanu Reeves è un collega veramente molto caro, una persona davvero così speciale, proprio, molto umile, molto... E quindi abbiamo avuto è stato un bellissimo incontro. Queste nottate, io era molto bello, cioè la cosa bella di quel film, a parte l'incontro con Keanu Reeves, con Chad, il regista, ma io ho avuto la possibilità di girare dentro Caracalla, proprio il nostro set era Caracalla, le terme di Caracalla. Fatta Dove, discoteca. che praticamente era il giardino di casa mia, perché io interpreto una donna di una famiglia mafiosa, di una famiglia molto importante, molto insomma, potente, e do una sorta di concerto per i miei ospiti, con appunto un ospite musicale con questo palco che era allestito stupendo, con questa performance molto bella, con tutti questi invitati, 300 comparse tra cardinali, regine, principesse indiane, principi arabi, insomma c'era tutto questo parterre incredibile. E io arrivavo, facevo questo tappeto rosso di tantissimi, di 50 metri con le mie guardie del corpo, due davanti e due dietro, quindi insomma una
una donna potentissima, importantissima, per cui per me era, stavo girando un film americano dentro Caracalla, che è, non so, ovviamente abbiamo rispettato tutte le regole, cioè giravamo in un posto dove si poteva mettere il materiale, si poteva, perché è insomma una zona archeologica così importante. Mi sentivo veramente una regina, perché vestita così, con la pelliccia, con questo stupendo abito e le guardie del corpo dentro la mia città, ho detto: ma sto vivendo un sogno proprio. Cioè, erano delle nottate fredde, perché era febbraio, faceva un freddo veramente terribile, umidissimo, però mi sono goduta queste nottate dicendo: ma chi l'avrebbe mai potuto dire che io dentro questo meraviglioso parco archeologico, che allestito come fosse appunto un giardino di casa, io arrivavo come padrona di casa e salutando tutti i miei ospiti. Cioè, era una cosa anche così nell'inconscio molto molto speciale. Mi sono sentita davvero, allora, così un po' in una favola. Devo chiudere, anche perché ho sforato, chiedo scusa a Giacomo Iacomino, perché io sono Loco Roica, Antonello, adesso sono zitta, ciao a tutti. No. Solo per dire a chi ci sta ascoltando che questa Fedifraga mi ha promesso 2 anni fa che prima o poi lei vorrebbe fare un libro con me, nel senso che io dovrei raccogliere il racconto dei suoi aneddoti, dei tanti personaggi che ha incontrato in carriera. Quindi quella volta che ho visto, sì, Piano Rizzo, è vero, mi era venuta questa idea incontrato, sempre nel lockdown, ma che 2 anni fa, Antonello, tu comunque sei proprio, ma che 2 anni fa? Era aprile, era, tu sei rimbambito proprio. Vabbè, siamo arrivati a marzo. Vabbè. Ma scherzo, comunque, era solo un anno fa. Comunque lo faremo, guarda, ormai penso che noi due possiamo fare una conversazione anche molto così combattiva, perché ovviamente siamo due che si scornano, però sarebbe divertente raccontare tanti aneddoti. Vediamo se lo faremo, io penso di sì, perché io quello che dico faccio. Non lo so bene, più, però. Bene, lo prendo in parola, verremo a presentarlo alle fonti in esclusiva. Va bene? Va bene. Grazie di questa chiacchierata. Grazie, buona giornata, buon weekend a tutti, continuate a seguire le fonti.tv. Chiedo scusa ancora al collega Giacomo Iacomino, ci rivediamo lunedì con Massimiliano Fuxas. Ciao.